Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con l'azienda sanitaria provinciale perché si è insediato ufficialmente e presentato alla stampa il nuovo commissario dell'azienda. Sentiamo tutto in questo servizio. Il commissario dell'ASP incontra la stampa per il saluto di fine anno, ma anche di benvenuto, visto e considerato che si è insediato soltanto da pochi giorni. È stata l'occasione per tracciare un bilancio delle attività, ma soprattutto per guardare oltre. Oltre significa quel nuovo ospedale di Siracusa che attende di essere realizzato. Il concetto di ospedale provinciale è ormai superato perché noi abbiamo un ospedale di base di primo livello e di secondo livello. L'importante invece è seguire il principio della Balduzzi, cioè la rete. La rete ospedaliera, oserei dire poi ospedale territorio, quindi le reti, diciamo, alla fine sono due, quelle che collegano il territorio all'ospedale e quello che collegano gli ospedali dei vari livelli fra di loro, serve proprio per avere un'assistenza a 360 gradi nei confronti del cittadino. Cioè ogni cittadino che si reca anche dell'ospedale più piccolo, se l'ospedale più piccolo non può sopperire alle sue necessità, già deve sapere sia il medico, sia il cittadino, dove, come e quando sarà curato. Questo, diciamo, è l'intervento fondamentale del legislatore nazionale e di quello regionale. Per cui parlare di ospedale provinciale, se lei si riferisce come ambito, cioè nel senso che è un ospedale di tutti, d'accordo, però la classificazione è che l'ospedale in realtà è nazionale, cioè deve servire a tutti da dovunque vengano. Come primo livello, già l'ospedale di Siracusa credo che abbia praticamente tutti i servizi, ce ne sono alcuni che non sono solo per Siracusa, perché voi sapete che ci sono le tre province principali che sono individuate come DEA di secondo livello, e sono Catania, Messina e Palermo. Non so, la Nuova Rete credo che andrà in questo senso, e Siracusa credo che già è di primo livello, credo che sarà confermata come tale. Ma l'importante è che noi, al di là del primo, del secondo livello, eccetera, riusciamo a garantire l'assistenza completa al cittadino. Rimaniamo in tema sanitario e c'è una proposta, una nuova proposta lanciata al sindaco di Priolo, Gianni, ovvero quello di creare un polo sanitario proprio nella zona industriale. Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, il comune di Priolo e la Lukoil hanno sottoscritto questa mattina un protocollo d'intesa con cui danno vita e continuano, anzi, rafforzano il servizio cosiddetto salute. Beh, stiamo continuando una tradizione che era molto seria, quella del protocollo d'intesa per il progetto salute. Intanto abbiamo individuato a Priolo un posto dove raccoglie tutti questi pezzi di sanità sparsi per il territorio per fare il polo sanitario. Così faremo da un lato il polo sanitario, dall'altro il polo sportivo, dall'altro ancora c'è il polo culturale scolastico, cioè mettere insieme le cose perché per dare la dispersione e far impazzire la gente alla ricerca delle cose di cui hanno bisogno. Sì, è sicuramente una delle iniziative che va avanti da più tempo. Questo grazie all'idea che Lukoil ha di sostenere sul territorio delle iniziative che sono in grado di attraversare le amministrazioni e sono indirizzate direttamente al territorio, danno la possibilità appunto di sviluppare un'idea di prevenzione che è oggi promossa da parte di tutti gli enti e tutte le istituzioni come il principale elemento per migliorare la salute e la qualità della vita delle persone che vivono in qualunque territorio, e questo è sicuramente uno strumento che agisce in questa direzione. Anche il commissario dell'ASP ha parlato della positività dell'azione e del protocollo che è stato siglato tra gli enti e la grande industria. Comunque questo serve da esempio, per cui io ringrazio il direttore generale di Lukoil e il vice direttore che oggi ha firmato il protocollo, il dottore Geragi, il sindaco di Priolo che ha sollecitato l'intervento, perché voi sapete che la salute non ha colore, insomma, è di tutti e non ha colore e quindi a prescindere da chiunque sia. È ovvio che il messaggio che oggi possiamo lanciare è che alla sensibilità di Lukoil, che speriamo nei prossimi anni aumenti ancora di più, si aggiungano le solidarietà di altri enti e aziende che svolgono un'attività analoga.
Tenete conto che comunque sia il presidente della regione che l'assessore hanno, diciamo, e lanceranno ancora di più le campagne sugli screening. Per cui questo delle aziende che ben venga e speriamo che si potenzi, anzi ne approfitto per lanciare un messaggio pubblicitario, consentitemi questa cosa, l'azienda sanitaria è qua, chiunque, qualsiasi azienda voglia intervenire in questo senso, tutti gli interventi sono graditi ovviamente, sia in termini di donazioni di tecnologie, sia in termini di economici, e con vincolo di destinazione ovviamente. Fine anno di bilanci per il sindacato, i tre segretari provinciali generali di CGIL, CISL e UIL hanno tenuto la conferenza stampa, incontrando la stampa appunto, vediamo com'è andata. A gennaio una grande mobilitazione unitaria per sintetizzare tutti i problemi che ci sono sul tavolo, tutti i problemi che sono esistenti al momento. CGIL, CISL e UIL rinnovano la loro unità al servizio del territorio di tutti i lavoratori e i tre segretari generali Alosi, Sanzaro e Munafò lo hanno ribadito questa mattina nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno che si è tenuta nel salone CGIL di Viale Santa Panagia e che si è aperta con la solidarietà alle popolazioni nei centri del Catanese colpiti dal sisma. L'incontro con la stampa è stata l'occasione per scorrere insieme le pagine dell'anno che sta per chiudersi e soprattutto indicare le priorità d'azione del sindacato unitario siracusano nel 2019. Raccogliamo innanzitutto, hanno detto i tre segretari, il segnale inviato dalle nostre segreterie nazionali dopo l'incontro con il governo. Non possiamo che sostenere il forte dissenso ad una manovra finanziaria che taglia ulteriormente su crescita, sviluppo, lavori e pensioni, coesione e investimenti produttivi. CGIL, CISL e UIL responsabilmente, nonostante i mancati confronti di questi mesi, avevano proposto una piattaforma unitaria che è stata condivisa nei territori e nei luoghi di lavoro, un documento che ha posto della priorità per lavoro, sviluppo, giovani, donne e pensionati. Sosteniamo con forza il giudizio di CGIL, CISL e UIL nazionali, hanno detto i tre segretari, e ci prepariamo anche nel nostro territorio a sostenere la stagione di mobilitazione e di lotta delle categorie in vista della manifestazione nazionale di fine gennaio. Il 2018, come hanno ribadito i tre segretari generali, lascia viva l'esigenza di difesa di un territorio costretto a subire decisioni e scelte penalizzanti per il futuro. La parola d'ordine per il 2019 è sinergia. Risanamento ambientale, bonifica e infrastrutture sono necessarie priorità per pensare a un possibile futuro di questa terra, dicono all'unisono i tre segretari. Sono temi centrali, senza i quali è impossibile valutare altre azioni. Situazione paradossale alle Poste di Via Sele, rientrati in ufficio dopo la pausa natalizia, gli impiegati sono ritrovati un cartello recante il divieto di pedonalità, oltre a quello di accesso per i veicoli, divieto scaturito dal rischio di caduta di calcinacci dall'edificio dove si trova al piano terra l'ufficio postale, una situazione che crea difficoltà al personale delle Poste e agli utenti che si trovano di fronte al divieto di accesso a piedi proprio nella via dove insiste la succursale delle Poste. Con questa notizia chiudiamo la prima parte del telegiornale, o meglio parliamo, prima di chiudere questa parte del telegiornale, parliamo di bilanci ancora, stavolta la CNA. La CNA che punta tutto sulla ripresa economica della nostra comunità e su alcuni progetti in particolar modo. Sentiamo. La CNA tiene in considerazione le grandi opere, in questo caso due grandi opere che sono le autostrade in fase di costruzione. Perché? La Siracusa Gela l'avevamo intesa come un'opera cruciale per il territorio di Siracusa e Ragusa, ha avuto uno stop improvviso e adesso si riparte, ma noi abbiamo già detto che non si può ripartire se prima non si pagano le maestranze che hanno condotto le opere fino al livello odierno. Ci sono 15 milioni di euro di crediti che le imprese vantano nei confronti dell'azienda che ha vinto l'appalto, quindi di Cosige, e questo va risolto. Poi c'è la catena Ragusa, che è un'arteria fondamentale sia per una questione di sicurezza ma anche di rilancio di tutto l'asse che scende da Catania e quindi del Val di Noto. Quell'arteria per noi è cruciale, quindi auspichiamo in un avvio dei lavori imminente. Senta, i giovani e le imprese, c'è un riavvicinamento, ci sono anche le condizioni per poter riavvicinare i giovani all'imprenditoria? I giovani problemi non se ne fanno, nel senso che già da 10 anni che hanno una media di incidenza sul totale delle imprese che è superiore, chiaramente in proporzione, a quella di Milano. Cioè Siracusa è una realtà
molto positiva in Italia per la voglia di fare impresa dei giovani. È un sintomo positivo che va alimentato, l'abbiamo detto tante volte. Sicuramente ci sono degli aspetti anche nell'ultima finanziaria che aiutano, l'innalzamento del regime forfettario fino a 75.000 euro, per esempio, ma anche tutta una serie di operazioni sul credito e quindi sul finanziamento, penso anche al Resto al Sud che abbiamo promosso in lungo e in largo, stanno dando ulteriori risultati. Per la CNA un impegno che continua, cioè finisce un'attività dell'anno ma continuerà, soprattutto sotto l'aspetto economico, fiscale delle imprese. Sì, sicuramente, noi abbiamo quest'anno fatto diverse battaglie. Abbiamo portato a casa qualcosa come la riduzione del 4% dell'IPEF regionale, se passa nella manovra, e la questione dell'abbattimento sull'IMU fino al 50%. Se un'impresa fino a quest'anno paga 10.000 euro, l'anno prossimo dovrà pagare, passando la manovra finanziaria di questo governo, dovrà pagare il 50%, cioè da 10-5.000 euro, e già è una buona risorsa. L'altra lotta che stiamo facendo ancora, abbiamo fatto delle proposte con il nazionale di abbassamento del costo del lavoro per i dipendenti, perché è uno dei costi più alti di tutta l'Europa, se non dico per tutto il mondo, arriva al 41% il costo per ogni dipendente. Su 1.000 euro paghiamo 410 euro di oneri di agganciamento, per cui influisce molto sull'impresa. Per questo io personalmente, anche penso alla CNA, se sul decreto dignità avessero fatto un decreto dove abbassavano il costo di lavoro per il dipendente, ogni impresa artigiana, sicuramente uno dei dipendenti ancora li prenderebbe. Eccoci alla seconda parte del telegiornale. Ci si avvicina a grandi passi verso la fine dell'anno e quindi i festeggiamenti di Capodanno, e il prefetto Pizzi ha diramato delle direttive ministeriali dei botti, uso responsabile dei botti di fine anno. Il sindaco Italia intanto si evita il ricorso ai tradizionali botti e ai giochi d'artificio. Sentiamo. Per salutare l'anno trascorso e dare il benvenuto al nuovo anno, solitamente vengono utilizzati fuochi d'artificio, fontane o semplici fiaccole. Il prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, ha diramato le direttive ministeriali ad un uso responsabile dei botti di fine anno per trascorrere un capodanno in sicurezza. L'invito rivolto ai cittadini è quello di non utilizzare o limitare al massimo l'utilizzo dei botti, privilegiando l'impiego di prodotti meno invasivi e pericolosi, come quelli che ad esempio valorizzano i giochi di luce e che producono effetti scenici gradevoli e meno dirompenti. L'utilizzo dei botti, inoltre, deve essere evitato nei luoghi di aggregazione o comunque affollati, nelle vicinanze di luoghi di cura e di culto o in aree a rischio di propagazione degli incendi, nelle vicinanze di edifici e aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale. Massima attenzione deve essere rivolta anche alla presenza di bambini o di altri soggetti deboli, che dovranno essere tenuti a debita distanza da chi utilizza i fuochi ed in condizioni di sicurezza. Anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, invita alla prudenza. Il Capodanno, dichiara il primo cittadino, è una festa e come tale deve essere vissuta, anche sotto il profilo della sicurezza personale e delle altre persone, per il rispetto dei nostri animali, per evitare danni alle cose. Il mio auspicio per la notte del 31 è che si eviti ricorso ai tradizionali botti e giochi d'artificio che annualmente determinano tanti incidenti. Nel corso delle festività natalizie sono incrementati i servizi di controllo e di pattugliamento dei carabinieri del comando provinciale per garantire la sicurezza del territorio. Sentiamo tutto in questo servizio. I carabinieri del comando provinciale di Siracusa nei giorni delle festività natalizie hanno impiegato oltre 160 pattuglie su tutto il territorio, con circa 300 uomini che hanno controllato le aree urbane di tutta la provincia. I risultati dei controlli hanno portato ad un arresto a 18 persone denunciate in stato di libertà e 13 soggetti segnalati alle competenti prefetture per essere stati trovati in possesso di stupefacente ad uso personale. Nel territorio della compagnia di Siracusa sono state svolte pattuglie in auto e moto orientate alla prevenzione dei furti in appartamento, di autovetture e motocicli, dalla violenza di genere e dei reati in materia di stupefacenti. Sono state controllate 526 persone a bordo di 450 veicoli e contestualmente elevate 73 contravvenzioni al codice della strada. Numerosi anche i controlli antidroga e nei confronti delle persone sottoposte agli arresti domiciliari.
nel territorio della Compagnia di Augusta. I servizi preventivi e di contrasto ai reati predatori hanno visto impiegate sul territorio 32 pattuglie e circa 70 militari. Il dispiegamento di carabinieri ha consentito anche di porre in essere un'efficiente attività di controllo con circa 367 soggetti identificati su strada e 35 veicoli sottoposti a perquisizione. Due soggetti sono stati trovati in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente e quindi segnalati alla competente prefettura come assuntori, mentre a Sortino una persona alla vista dei militari si è disfatto di un involucro contenente 5 grammi di cocaina è stata arrestata nella flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La compagnia Carabinieri di Noto ha impiegato 44 pattuglie e quasi 90 militari che hanno identificato più di 670 persone e controllato oltre 367 veicoli. Sono state levate 30 contravvenzioni, soprattutto per infrazioni legate al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, al mancato uso del casco e l'utilizzo del telefono cellulare durante la guida. Ulteriori controlli, rafforzati anche durante l'orario notturno, hanno permesso inoltre di contestare violazioni di norme al codice della strada per guida senza patente e per inosservanza dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile sull'autovettura. Tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ventenne, in quanto è stata rinvenuta nella sua materiale disponibilità diversa dose di hashish nonché materiale per il confezionamento. Parliamo di calcio e del Siracusa Torre Nerazzurro. Il giovane portiere D'Alessandro fu uno dei protagonisti del campionato di Serie D e vittorioso per il Siracusa. Ha seguito la partita del Siracusa con il Monopoli. Ieri si è allenato con la squadra ed in serata ha firmato l'accordo che lo lega alla società azzurra. Stiamo parlando di Riccardo D'Alessandro, che già nelle scorse stagioni ha difeso la porta del Siracusa. Il 22enne palermitano è arrivato nel Siracusa nella stagione 2015-2016 ed è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato di Serie D, con 17 presenze all'attivo. Nella scorsa stagione si è sempre fatto trovare pronto quando ha sostituito Tomei. Sono contento di essere ritornato in una grande piazza, afferma Riccardo D'Alessandro. Ringrazio la società ed il DS Laneri, persona che stimo tantissimo. Sono qui per rimettermi in gioco e dare il mio contributo. Il giovane portiere palermitano potrebbe giocare già da domenica nella prima partita del girone di ritorno contro la Juve Stabia. Un appuntamento questa sera alle 17 nella sala consiliare del comune di Floridia. Si svolge la cerimonia di presentazione del libro del professor Vanni Spada, attualità in ordine alla scelta tra legalità e illegalità. Cura la presentazione il cavaliere professor Osvaldo Terranova, con interventi di Saria Piccione e della professoressa Nicoletta Di Nano. Con questo appuntamento è tutto, grazie per averci seguito, alla prossima, arrivederci.